Presidente Raimondo, oggi una festa. Vedere questi ragazzini che ritornano ad animare il centro di Cisano è un po' anche il senso della missione che vi siete dati quando è rinata questa società. Certamente sì, dopo 15 anni siamo molto contenti di aver ritrovato la squadra del paese storica che negli anni si è fatta conoscere fuori provincia e apprezzata anche Genova e tutte le province. Quindi siamo molto contenti. Tanti ragazzi in Gauni sono nati nel Cisano, sono cresciuti da noi e quest'anno, dopo un anno, siamo già a buon punto con il settore giovanile, la prima squadra, grazie al sindaco Massimo Niro che ci supporta e a tutti i vari sponsor, e alla concessionaria Barbieri che ci dà la mano e che ci supporta sempre. Siamo contenti, tentiamo di fare qualcosa di più quest'anno in campionato, vedremo, dai. Ecco, dal punto di vista sportivo c'è ancora un po' di incertezza, non da parte vostra, ma da parte degli organi federali, però che tipo di campionato vi siete preparati a fare? Ci siamo preparati di fare un campionato pensando a noi, a metterci in gioco, a vedere di portare più risultati positivi e vediamo, ci faremo stupire, dai. Intanto il Cisano ha un campo proprio in erba naturale che è cosa non da poco. Quest'oggi siglerete la nuova convenzione col comune. Quanto è importante? È importantissimo. La nuova convenzione di nuovo col comune che quest'anno verrà prolungata per più anni, appunto perché il sindaco Massimo ci supporta e anche il paese dopo 15 anni comunque si sta avvicinando di nuovo alla squadra, alla società. E sì, il campo in erba naturale è bello, difficile, costoso, però molto bello, ha sempre quel suo fascino, poi comunque lo stadio ha tutto il suo paesaggio che comunque è molto bello, dai. Si parlava di supporto da parte del territorio, Barbieri in questo, insomma, ha dato una sua mano. Che cosa ha visto Barbieri in questo progetto del Cisano? Noi siamo molto contenti di supportare questa società per il secondo anno consecutivo. È una società molto dinamica, con ragazzi giovani e volenterosi del territorio che stanno facendo un ottimo lavoro. E quindi siamo ben contenti di essere a fianco a loro per il secondo anno di seguito. Noi come Volkswagen siamo un marchio storico, ma all'interno della nostra sede abbiamo del personale molto giovane e dinamico come quello che troviamo nel Cisano Calcio. Qui hanno sfornato tanti talenti della Riviera in Gauna e anche noi stiamo sfornando tanti talenti nella nostra organizzazione come venditori. Formiamo persone, loro formano atleti e quindi il compendio insieme direi che è ottimale.